Questo è il caso in cui la lente viene, la lente convergente viene usata come lente di ingrandimento. Nei casi precedenti non veniva usata come lente di ingrandimento, ma semplicemente focalizzava l'immagine dell'oggetto qui a destra. Invece questo è l'unico caso in cui viene usata la lente di ingrandimento. Vediamo come funziona. Viene posto l'oggetto, che sarebbe poi il foglio per esempio che io devo leggere in modo da ingrandire i caratteri. L'oggetto viene posto tra il fuoco e il centro della lente che si trova qua. E poi disegniamo i soliti tre raggi, raggio numero 1 parallelo all'asse ottico, passa per il fuoco. Raggio numero 2 è quello che passa per il fuoco, in realtà arriva dal fuoco, è come se arrivasse da qui sotto. Arriva dal fuoco, arriva sul, passa per l'oggetto luminoso, per D, arriva poi sul piano della lente e procede orizzontale. Lo possiamo immaginare in modo più intuitivo come, se, come l'inverso di un raggio che arriva dall'infinito qui e poi va giù per il fuoco, quindi converge qua, ecco, sarebbe l'inverso di me. Raggio numero 3 è sempre quello che è da qui, dall'oggetto luminoso, quindi da qui, passa per il centro della lente e procede. Come si vede, questi tre raggi non convergono. Perché non convergono? Perché intanto perché si vede che si allargano, quindi sono tre raggi divergenti, ma è anche ovvio che non convergano perché la lente ha la capacità di far convergere i raggi luminosi soltanto se questi raggi arrivano da più lontano, cioè quando l'oggetto si trova almeno oltre il fuoco. Infatti abbiamo visto nei video precedenti che se l'oggetto si trova in tutta questa zona qui, quindi a una distanza maggiore del fuoco, la lente riesce a convergere i raggi che arrivano dall'oggetto e produce l'immagine reale. Perché in questo caso invece la lente non riesce a far convergere questi raggi che si allargano? Non ci riesce perché gli arrivano alla lente dei raggi, 1, 2, 3, questi tre, che sono troppo aperti, cioè formano angoli tra loro molto aperti. Quando invece l'oggetto sta lontano, i raggi ne partono 1, 2 e 3, sono raggi molto più vicini come angolature. Quindi una lente non ha difficoltà a far convergere tre raggi che escono con angoli abbastanza ridotti tra loro. La lente si trova in difficoltà quando deve far convergere tre raggi che escono molto aperti, come in questo caso, cioè come quando l'oggetto è posto vicino alla lente. Che vuol dire vicino alla lente? Vuol dire a una distanza dal fuoco, cioè a una distanza dal centro della lente che è minore del fuoco. Detto in termini matematici, la lente non riesce a far convergere i raggi luminosi quando questo che sarebbe P, cioè la posizione dell'oggetto luminoso rispetto al centro della lente, è minore di quest'altro che invece sappiamo che è F, nel nostro esempio 5 cm. In questo caso P ad esempio potrebbe essere 3 cm. Quindi se P è minore di F, noi abbiamo il caso della lente di ingrandimento. Vediamo quindi che succede, perché si chiama lente di ingrandimento. Finora abbiamo solo detto che i raggi, la lente non riesce a farli convergere, i raggi si allargano, quindi non si forma nessuna immagine reale. Quindi non si formano immagini reali perché i raggi veri si allargano. Però un osservatore che osserva da questa parte qui, osserva questi raggi, vede questi tre raggi e ha l'impressione, il cervello ha l'impressione che questi raggi provengano da un punto che si trova qua. Come si trova questo punto P'? Questo punto P' si trova prendendo questi tre raggi divergenti e prolungandoli all'indietro. Quindi prolunghiamo all'indietro l'uno e eccolo qui, il prolungamento all'indietro è questo tratteggiato. Prolunghiamo all'indietro il 2, eccolo qua, prolunghiamo all'indietro il 3, eccolo qua. Quindi i tre prolungamenti, che sono questi, i tratteggiati, si incontrano in un punto e lì si forma l'immagine virtuale. È un'immagine virtuale, si riconosce innanzitutto dal fatto che è l'incontro
dei prolungamenti geometrici all'indietro e non dei raggi veri, ma dei loro prolungamenti geometrici all'indietro. Lo riconosciamo che è virtuale anche dal fatto che è dritta, quindi quando l'immagine si forma dritta come l'oggetto è sempre virtuale, e lo riconosciamo anche dal fatto che l'immagine si viene a formare in una zona che è quella, tra virgolette, diciamo sbagliata, cioè visto che la lente è un oggetto di vetro, comunque di plastica, comunque un oggetto trasparente, i raggi che arrivano sulla lente arrivando da sinistra passano di là, quindi la zona, diciamo così, normale dove si deve formare l'immagine è a destra, quindi la zona normale sarebbe questa, e noi diciamo è la zona dove il valore Q sarebbe la posizione dell'immagine a segno positivo. La zona anomala, diciamo così, tra virgolette, invece, dove si forma l'immagine, è questa. La zona anomala è quella dove i raggi in realtà sono impossibilità di trovarsi, perché i raggi che arrivano da qui non possono rimbalzare indietro, perché la lente non è lo specchio. Quindi questa sarebbe la zona normale dove si devono formare le immagini. In questo caso non si forma l'immagine nella zona, diciamo così, normale. Si forma un'immagine virtuale con i prolungamenti in una zona dove l'immagine non si dovrebbe formare. E infatti non ci arrivano i raggi, ci arrivano i prolungamenti. E quindi questa immagine virtuale si trova appunto nella zona, così, diciamo così, sbagliata dove si deve formare l'immagine. E in questo caso Q è negativa. Quindi quando noi andiamo a scrivere la legge dei punti coniugati, questo valore è negativo. Questi altri invece sono positivi, questo sarà 5 cm e questo sarà 3 cm nel nostro esempio, 3 e 5. Se abbiamo fatto bene il disegno, la legge dovrebbe essere confermata, cioè l'inverso di 3 cm più l'inverso, quando sarà questo qui, questo P, questo Q. Q sarà tra qui e qui. Q è la distanza tra il piano delle lenti, quindi qui, e qua. Sarà più o meno 7 cm, quindi meno 7. Abbiamo detto che sono le zone delle Q negative, quindi da qui a qui dovrebbe essere meno 7. Quindi io immagino che qua dovrei avere circa meno 7 cm, e c'è da verificare se questa relazione è vera, e deve per dire vera, perché la legge dei punti coniugati vale per specchi, lenti, vale in tutti i casi. Vediamo adesso l'ingrandimento. L'ingrandimento in questo caso, lo vediamo già di segno, deve venire maggiore di 1, in quanto l'immagine è più grande dell'oggetto, e è per questo che si chiama lente di ingrandimento. Quando viene utilizzata una lente convergente, viene utilizzata in questo modo, cioè mettendo l'oggetto a una distanza P minore di F. Ecco, quando l'oggetto viene posto a una distanza minore della focale, diventa una lente di ingrandimento, perché appunto l'immagine è ingrandita rispetto all'oggetto. L'ingrandimento in questo caso è P, e grosso modo questo è meno 7 cm, questo è 3, quindi più o meno dovrebbe essere i 7 terzi col segno negativo. Segno negativo che, come accadeva anche per lo specchio, segno negativo vuol dire che l'immagine si forma dritta. Quando l'immagine si forma dritta è negativa, H' negativa. Quindi si forma dritta, il che vuol dire segno negativo, e si forma ingrandita. In questo caso più o meno sono i 7 terzi di un centimetro, perché questa era un centimetro. Quindi sono circa 7 terzi di un centimetro. Fai pausa un attimo. Facendo un calcolo più preciso, questo Q deve venire rigorosamente meno 7,5 cm, e quindi anche questo meno 7,5 cm. Quindi l'ingrandimento è 7,5 diviso 3. Fai pausa.